Eccoci qua ragazzi, sono io Iron Kid e vi do il benvenuto in una nuova puntata di Until Dawn. Allora, nell'episodio precedente che vi invito ad andare a vedere se siete interessati alla storia, è successo di tutto e di più. Cioè, Mike ha ucciso tipo tre Wendinghi e loro, cioè Ashley, Emily e cosa lì e Sam, stanno andando da Mike appunto per dirgli di non uccidere i Wendinghi perché se, insomma, viene fatta questa cosa, lo spirito del Wendigo si libera. Perché Mike non lo sapeva. Perché Mike l'unico deve modo avere di tutti gli ucciderli. appendici. Eh sì. Deve esserci un altro Eh sì, accesso. me la ricordo questa parte. Sì, perché insomma, l'unico modo per ucciderli è col fuoco. Allora, qui c'è un'entrata. Aspetta. Vediamo. Ehi, è questo? Dico, proviamo a guardare. Non mi sembra che abbiamo molta scelta. Sì, in effetti c'è poca roba da fare. Ah, no, ho sbagliato. Me la ripiglia. Ok, ok. Passiamo dalle fogne alle fogne. Santo Dio, questo posto è veramente Ok, questo schifoso. è l'ultimo posto al mondo dove vorrei essere. Anch'io. Allora chi va per prima? Dai, vai tu, Sam, fagli vedere. Con questa tenuta da jogging. Non male. Credi sia il tunnel che Jogging. porta al sanatorio? Jogging. Certo che sì, dove altrimenti? E chi lo sa, comunque questo posto è pieno di gallerie, è pieno di tunnel, cioè potrebbe portare anche dall'altra parte del mondo. Dai, Ashley, su, un po' di forza e coraggio. Dovremmo chiudere, no? Perché? Se qualcosa ci stesse seguendo. Sì, giusto, chiudilo, ma dobbiamo andare. Ci vediamo più avanti, ok? Ecco. Sì. Insomma, è una cosa che non si dovrebbe mai fare, dividersi in questi posti, però vabbè. Ma non è che l'hai sigillato anche bene, cioè uno che ti insegue lo sposta. Fa presto. Vabbè, dai, facciamo finta di niente, va là, perché tanto. Allora, ecco, sono già andate in tanta figa. Adesso chi le trova più? Potevano aspettarmi. Allunghiamo il passo. Madonna, questo posto. È sorprendente la trama di questo gioco. Mi è veramente piaciuta e mi sta piacendo. Cioè, è una cosa veramente. Cioè, non mi capitava da un pezzo. Jess? Era Jess questa? È Jess Chi questa? c'è? C'è qualcuno? Jessica? Sei tu? Sì, è lei. Allora, indaga sulla voce. Perché so che è viva, Tutto l'abbiamo questo è vista. assurdo. Jessica, sei tu? Forse abbiamo fatto una cappella andare a cercarla, ma staremo attenti. Però del resto non si può lasciarla da sola. Cos'è? Allora, sono curioso di vedere. Cos'è questa? Una botola. Ho il presentimento che abbiamo fatto veramente una cazzata. E quindi. Porco! Vaffanculo. Abbiamo fatto la cazzata. Abbiamo fatto la cazzata. Me lo sentivo.
E un'altra che se ne va. E un'altra che se ne va. Ricordo che un paio di episodi fa era morto anche Chris. Vabbè. Non so come mai, ma questi Wendinghi hanno la mania di collezionare teste. Questo non so perché, ma non l'hanno ucciso. Non so perché. Sam, miniere. Ah, bene. Oh, cazzo. Cazzo, vicolo cieco. No, 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 credo di potercela fare. È come una parete rocciosa. Io devo procedere. Procedi. Dici sul serio? Tu torna alla baita! Non sarebbe meglio restare uniti? Sam! Mi dispiace, devo raggiungere Mike. Con o senza aiuto. Cerca di tornare, ok? Ma perché si dividono? Vabbè, dai. Raggiungi. Lei ce l'ha comunque. Arrampicamento sporgenza. Lei c'ha il fare da scalatrice. Ok. Allora, arrampica sporgenza, dai. Ok. Ok. Cazzo, però. Ti ho battuto. Ti ho battuto, cazzo. Sì. Allora. Che figata, lei ha direttamente la torcia in testa, quindi non c'è bisogno di... No, in realtà la testa si direziona, però... Non so. Ho fatto la cappella? Anche con lei? Io, cioè, mi dispiacerebbe se morisse Sam, perché sembra il personaggio femminile di spicco, la protagonista, ecco, insomma. Lei e Mike mi danno quest'idea. Vabbè. Allora. Ehi. Ecco. Perfetto. Allora, dobbiamo stare attenti perché anche con Sam non bisogna fare cappelle, ragazzi. Che mi è proprio dispiaciuto che sia morta anche Ashley, ma orco. Cos'è stato? Lo spirito di un Wendigo. Bene. Ma perché? Cioè, che senso aveva? Non l'ho capito, ma va bene così. Spero. Bene così. Ok. Cosa devo farci? Dai, dai, ce la puoi fare. Farci leva. Ok. Brava, tientela che potrebbe essere utile. Oh, guarda che c'è. Pericolo. Me lo ricordo questa scena qua. Tagliagli la testa. Bravissima. In due modi morito. Senza testa e col fuoco. Definisci bene. Viva, per cominciare. Sì, viva, sì. Sì. Che cosa ci fai qui? Stavo per avvisarti del Wendigo. Non serve. Sì. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Sì. Il lupo e l'uomo. Interessante, trofeo d'oro. Mi spiace per Ashley. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. È sparito. E Josh sembra silenzio. L'unico a cui non hanno staccato la testa. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo, non muoverti. Porca troia, ma che cazzo!
Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Un'ora all'alba. Manca veramente poco. Sai, mi domando quanto queste sedute ti siano davvero d'aiuto. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti, ma ogni volta tu hai scelto di respingerle e ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. Ragazzi, io ce le ho delle mie idee, delle mie teghe su questo personaggio. Che? Oddio. No, comunque credo che non sia reale che lo veda solo Josh alla fine, cioè magari era uno psicologo da cui andava da piccolo, quando magari avrà avuto anche dei problemi da piccolo questo qua. No! Siete morte! Scusa. Siete morte! State zitte! No, siete morte! Sei un assassino, non è che cosa sei? Tu ci hai manipolato. Tu sei un codardo. Ma sei matto. Oddio, no! Io non prendo ordini da voi! Non potete dirmi cosa fare! Non potete dirmi cosa fare! Non più! Tempo scaduto per Josh! Ok. Mi fido di voi. Scaduto. Mi fido di voi. Non sono mai stato Josh, ora che ci penso, la prima volta. Comunque, io dico che secondo me quello psicologo... Dio santissimo. Tu non sei. Eravamo qua sotto da solo. No, di nuovo. Appunto, non credo sia reale, lo veda solo Josh. Ma non so perché i Wendigo non hanno ucciso. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontane da me! Andate via! Perché non ci hai salvate, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Volevo che morissi, lo giuro. Lo giuro. Non lo so. Cos'è? Che schifo. Non capisco la logica in tutto questo. Logica. Che schifo. Non prendo ordini da voi. No, questo è quello che voglio. Che schifo. Perché mi fate questo? Lasciatemi in pace! Perché lo fate? Perché non ci hai salvati, Josh? Perché ci hai lasciato? Oddio, che schifo.
posso credere che quella cosa fosse una persona. Già, forse un minatore. Forse qualche dipendente del sanatorio. O forse un matto. In quel posto accadevano così tante stranezze che non mi sorprenderebbe. Che stranezze? Qualcuno stava catturando i Wendigo. Li aveva bloccati coi legacci e... beh, ho visto cose brutte. Wow. Li avrò liberati quando ho fatto saltare tutto. Bella mossa. Sì, effettivamente. No, comunque... in teoria non era il cacciatore che li aveva rinchiusi, perché io adesso non li ho contati, ma aveva detto che ne aveva catturati 6 lui. Quindi altro totem, altra premonizione. Fortuna. Vabbè, allora c'è un altro lì. Ah no. Come io vado? Oh, forse è tutto ok. Sicuro. Sarà fredda come il ghiaccio. Le parole famose. Oh, porca troia. Mi sento più le dita. Bisogna andare avanti così. Pensa che Mike è un uomo e fidati che se un uomo entra nell'acqua ghiacciata, i testicoli gli diventano grandi come una noce di... non so, una nocina piccolina. Mi vengono solo i brividi a pensarci. Allora, cazzo, qua l'acqua si fa sempre più alta. Però ormai siamo alla fine del... questo laghetto di merda. Ok. Ma che dica, gesto atletico, Sam. Allora, credo che Mike da questa avventura ne verrà fuori un uomo nuovo. Qua mi sembrava di aver visto qualcosa luccicare. No, ho fatto la cappella. No. Vabbè. Touché. Dai, fammi risalire. No, dicevo che ne sarà un uomo totalmente cambiato, perché cioè insomma non è una cosa che ti capita tutti i giorni. Wow, wow, wow. Questa è la testa. Oh, ah, raccolgono teste, le collezionano. Gesù. Lei. Wendigo. Ma perché collezionano teste? Il coso diceva, il cacciatore diceva che li mangiavano interi da vivi. Non è vero. Cioè, oh mio Dio. Mi sento male. Penso sia quella di Ashley, quella lì. Aspetta, aspetta. Un attimo. Forse ho visto qualcosa. Secondo me adesso jump scare the pan. Ah, questo è proprio... sta proprio andando via di testa. Non potete dirmi cosa fare! Non potete dirmi cosa fare! Non più! Non potete dirmi cosa fare! Ok. Mi fido di voi. Cazzo, sei proprio andato via di testa, te. Sta delirando. Impazzito. Josh! Bravo. Mike! Josh! Ascoltami! Non colpirmi, ti prego. Beh, eri impartito, amico. Eri del tutto fuori. Pensavamo di perderti. Ora andiamocene da qui. Josh, senti, hai tu le chiavi della funivia? Sì. Ecco. Bene. Molto bene. La vedi quella? È la nostra via d'uscita, forza. Josh non ce la farà ad arrivare lassù. Ok. Ma non credo che qualcuno ci riesca. Stiamo bene. Cioè, cosa fai? Ti arrampichi fin là? Ma chi sei, MacGyver? Tornate indietro, ci vediamo alla baita. Stai attenta. Anche tu.
Bene, andiamo, figlio di puttana. Vabbè. Vabbè dai ragazzi, il video lo concludo qua. Noi ci rivediamo nel prossimo puntata. Insomma, speriamo che le cose si chiariscano un po' per tutti e che insomma chi rimane in vita e rimane in vita possa tornare a casa. Con questo io concludo l'episodio. Bella.